Ma la gara è tutti i giorni, oggi c'è solo più festa. Siamo pronti per partire, amore aspettami al traguardo. Correrò. Eppure uscimmo a rivedere le stelle, con lo slogan di dantesca memoria: nel capoluogo di regione torna la corsa più amata dai campobassani e più partecipata dai podisti che arrivano da tutta la regione e non solo. Quella in programma domenica 14 novembre sarà la 47esima edizione. Il riferimento naturalmente è alla Su e Giù. Saremmo dovuti essere all'appuntamento numero 48, ma l'anno scorso, con la seconda ondata della pandemia in atto, le strade nel centro città, nella seconda domenica di novembre, tradizionalmente animate da centinaia di podisti, restarono deserte. Le immagini che vedete sono quelle del 2019, allorquando, anche sotto una pioggia battente, la partecipazione degli appassionati fu entusiasmante. Questa dunque nelle intenzioni degli organizzatori, del gruppo sportivo Virtus e del suo presidente Nicola Baranello, sarà l'edizione della rinascita. La città che tu rispetterai. Noi ci stiamo mettendo passione da 48 anni, cresce tutti gli anni, per noi è una sfida di alzare l'asticella in termini di contenuti e in termini di livello organizzativo. Quest'anno è stato terribile perché noi abbiamo avuto l'ok soltanto all'inizio di settembre, in genere la prepariamo in 7-8 mesi, prepararla in un mese e mezzo è stata durissima, vi assicuro che le 40-50 persone che partecipano alla preparazione si sono impegnate veramente duramente, anche trascurando le cose personali. L'appuntamento più importante per noi dell'anno, dove tutti i ragazzi sono coinvolti, tutte le famiglie sono coinvolte, ci prepariamo molto e per esempio è importante trovare l'argomento, quest'anno parliamo della ripartenza, no? E lo slogan è "Eppur riuscimmo a rivedere le stelle" di Dante, no? L'ultimo verso di Dante, ed è bellissimo e vogliamo trasmettere questa voglia attraverso la Su e Giù di ripartire. Immaginando un mondo nuovo, solo amore, mai più guerre.